Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura alla politica, i palazzi della Regione Abruzzo a Pescara non vanno acquisiti da privati. Per il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari c'è necessità di porre freno ad altri sperperi e tirare fuori dal cassetto il progetto di riqualificazione degli stabili di Viale Bovio e Via Raffaello. Andrea Costantini. Nella città di Pescara insistono due sedi di proprietà di Regione Abruzzo, una in via Raffaello e un'altra in viale Bovio. Queste sedi da qualche anno sono state sgomberate per consentire la messa a norma delle stesse. Purtroppo, dallo sgombero dei dipendenti ad oggi sono passati diversi anni, le sedi sono lì a fare bella mostra di sé, completamente abbandonate in stato di grave fatiscenza. Quindi, nonostante la proprietà di queste due sedi, Regione Abruzzo cosa fa? Nel 2011 fa due delibere, crea due gruppi di lavoro per il reperimento di immobili da privati da acquisire al patrimonio regionale o prendere in affitto per realizzare la nuova sede unica della regione e un altro avviso per reperire temporaneamente una sede dove trasferire i dipendenti di Viale Bovio e Via Raffaello, dimenticandosi che i dipendenti erano già stati allocati in altre sedi. Il punto è questo. Che a oggi si sta ancora mandando avanti queste procedure, hanno individuato anche per una, avrebbero individuato il palafiere di Via Tirino, ma non solo. Io chiedo con forza all'assessore regionale Guido Liris di prendere in esame un progetto che era stato fatto dal servizio risorse della Regione Abruzzo che prevedeva la ristrutturazione appunto di Viale Bovio e Via Raffaello, la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche un eventuale aumento di volumetria per fare lì una cittadella della Regione Abruzzo e quindi risparmiare tanti soldi rispetto a dare sul mercato da un privato per acquisire un qualcosa di cui non abbiamo bisogno perché ce l'abbiamo all'interno del patrimonio regionale. Purtroppo questo progetto non è stato preso in esame, mi auguro che venga presto fatto per l'interesse generale, l'interesse collettivo, risparmiare soldi e valorizzare il nostro patrimonio immobiliare interno. Perché questa volontà di rivolgersi al mercato, secondo lei? Ma veramente allucinante, follia pura, avendo delle strutture di proprietà, si lasciano, si preferiscono lasciarle così cadenti, in abbandono, in grave stato di fatiscenza e rivolgersi poi al mercato, andare verso i privati e chiedere delle sedi per la Regione Abruzzo. Saranno completati entro febbraio i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti più frequentati della riserva d'Annunziana, primi passi per il recupero dell'area devastata dall'incendio dello scorso agosto. In via Pantini, abbattimento di 27 alberi e potatura di 44. Nei comparti 3 e 4 vi saranno ulteriori 24 abbattimenti e la potatura di 75 alberi che al momento possono ritenersi salvi rispetto all'aggressione del fuoco nel grave incendio del 1° agosto. Sono alcuni dei provvedimenti adottati ieri dalla Giunta Comunale di Pescara per mettere in sicurezza il tracciato e le aree verdi adiacenti, fruite dai cittadini per attività motoria e ricreativa nei pressi della riserva d'Annunziana. Lavori che, tempo permettendo, saranno completati tra fine gennaio e inizio febbraio e che sono propedeutici a quelli più ad ampio raggio che avranno la finalità della rigenerazione naturale del patrimonio andato distrutto la scorsa estate. A tal proposito, la Giunta ha votato la presa d'atto della relazione consegnata dagli esperti Nevio Savini, Dario Febbo e Gianfranco Pirone, nominati dal sindaco Masci, il quale aggiunge: L'intervento che noi andremo a fare all'interno della pineta sarà controllato e monitorato continuamente, non ci potranno essere mezzi meccanici che potrebbero rischiare di rovinare i germogli che stanno venendo fuori, l'attenzione sarà massima, elimineremo anche all'interno del comparto 5 i ruderi dell'ex vivaio che sono assolutamente pericolosi e inutili, quindi faremo una pulizia molto attenta, poi dovremo aspettare la prima stagione per capire quante piantine stanno rinascendo e su quello poi regoleremo i prossimi passi. Peraltro le risorse che abbiamo individuato sono risorse che ci sono state consegnate dalla Regione perché a seguito del Festival d'Annunziano ci sono stati molti introiti, poi ci sono state molte donazioni sia al Comune che alla Regione. Tutte queste risorse le abbiamo messe insieme, abbiamo messo ulteriori
soldi del bilancio comunale, quindi abbiamo già una disponibilità importante per riaprire quei comparti 3 e 4 e per intervenire inizialmente sul 5. Poi ci saranno le risorse dell'assicurazione, quindi avremo i soldi per poter intervenire bene. L'idea complessiva è quella di riunire i comparti 4 e 5, quello è l'obiettivo che perseguiamo da 20 anni e più con il PAN, io mi auguro di poterlo realizzare. Apriamo ora la pagina della cronaca con una lite in una discoteca di Pescara e un'aggressione al mezzo della volante intervenuta dopo le segnalazioni dei presenti. È per questo che il questore Luigi Liguori ha emesso 4 DASPI Willy, 2 di un anno e 2 di 6 mesi, a carico di 4 giovani. Serata agitata quella dello scorso 25 novembre a Pescara e che ha indotto il questore Luigi Liguori a emettere 4 DASPO Willy, divieti di accesso alle aree urbane della movida pescarese, 2 della durata di 12 mesi e altri 2 di 6 mesi. A innescare i fatti l'aggressione nei confronti della ex all'interno di una discoteca della città da parte di un 25enne albanese con precedenti per rapina. Il giovane poi è stato a sua volta aggredito e quando è uscito dal locale alla vista degli agenti della volante ha sputato verso di loro proferendo minacce e frasi offensive. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce, lesioni e vilipendio e per lui DASPO Willy di un anno. Nel frattempo, mentre gli agenti erano nel locale con la macchina chiusa e lasciata incustodita all'esterno, sono entrati in azione altri 3 giovani. Un 19enne di origini cubane, anch'egli con precedenti per furto, ha tentato vanamente di aprire la vettura e poi si è scagliato contro il mezzo, strappando via il tergicristallo. Il tutto mentre gli altri 2, pescaresi di 18 e 21 anni, il primo filmava la scena col telefonino, il secondo rompeva il tergicristallo. Per il primo dei 3, DASPO di un anno, per gli altri 2, DASPO di 6 mesi e devono tutti rispondere di vilipendio alle istituzioni e alla Repubblica e danneggiamento aggravato in concorso. Il questore Liguori stigmatizza la facilità con cui molti giovani che hanno alle spalle situazioni familiari complesse producono comportamenti irriguardosi verso le istituzioni. C'è questo denominatore comune sia nei ragazzi diciamo extracomunitari e sia nei ragazzi locali, che ci sono delle situazioni personali e particolarmente problematiche sotto il profilo familiare, ci sono anche a volte dei precedenti di polizia e ci sono delle mancate capacità di gestione di situazioni personali. La situazione è abbastanza complessa, ma saremo vigili e attivi affinché vengano rispettate le istituzioni e la Polizia di Stato e la macchina della Polizia di Stato in questo caso rappresenta il simbolo di una delle istituzioni più amate dagli italiani. Un monito anche ai gestori dei locali. I titolari degli esercizi pubblici hanno ovviamente il dovere di collaborare con le forze di polizia e di adottare tutte le misure di safety e di security richieste dalla normativa e in particolar modo mi aspetto che quando avvengano qualsiasi tipo di turbativo o disordine all'interno o nei pressi dei locali che siano i primi a chiamare le forze di polizia. Ci occupiamo ora di una delle tante storie oscure degli anni di piombo. La Procura di Torino ha riaperto il caso del sequestro Gancia nel 1975 nel corso della cosiddetta battaglia di Arzello tra carabinieri e brigate rosse. Furono uccisi Margherita Cagol e l'appuntato di penne Giovanni D'Alfonso. Ora a 46 anni di distanza il figlio del carabiniere abruzzese cerca ancora la verità. A 46 anni di distanza il caso della battaglia di Arzello è di nuovo aperto. È quanto deciso dalla Procura di Torino a seguito di un libro inchiesta e soprattutto di un esposto di circa un mese fa da parte di Bruno D'Alfonso, figlio di Giovanni, l'appuntato dei carabinieri originario di Penne, morto nel 75 in un conflitto a fuoco con dei brigatisti. Le BR avevano sequestrato l'industriale dello spumante Vittorio Vallarino Gancia. Con i soldi del riscatto avrebbero finanziato la lotta armata. Però nella cascina nei pressi di Acquiterme, dove era tenuto l'ostaggio, si presentarono i carabinieri, per caso, secondo la storiografia ufficiale. Nel conflitto a fuoco che ne seguì, perse la vita, oltre ad Alfonso, anche Margherita Cagol, moglie di Renato Curcio, che secondo molti fu giustiziata mentre questa era a terra, disarmata, con le braccia alzate. Un altro militante delle Brigate Rosse, lì presente ma riuscito a fuggire, non è mai stato identificato.
Oggi, in seguito alle intercettazioni in carcere dei cosiddetti prigionieri politici, emergono nuovi elementi. Le notizie sulle le varie versioni di questa di questo conflitto a fuoco erano sempre un po' contrastanti tra loro, quindi diverse. Ma soprattutto c'era un personaggio che è sfuggito alla giustizia, che era presente, quindi un brigatista che che non è mai stato perseguito per questa vicenda. Io mi aspettavo che fossero riaperte le indagini o comunque non fossero state chiuse così affrettatamente dopo 6 mesi dal conflitto a fuoco. Perché secondo lei così rapidamente? Che cos'è che non torna in questa storia? Ma questo non lo so, io adesso sono felice del fatto che col mio esposto le indagini siano state riaperte nonostante tutto questo tempo e posso soltanto constatare che effettivamente se sono state riaperte qualcosa di strano insomma si è emerso. Una storia, come molte altre degli anni di piombo, dai tratti oscuri, tra versioni contraddittorie e perfino l'insabbiamento. In quegli anni era il generale Dalla Chiesa, l'uomo dello Stato, deputato a contrastare i tentativi insurrezionali. La battaglia di Arzello aprì la fase più cruenta della lotta armata, anche per vendicare la morte della Cagolle. 3 anni dopo, nel 78, fu sequestrato Aldo Moro. Se c'è qualche persona che non ha mai pagato per questa vicenda è giusto che paghi, anche adesso a distanza di anni, ma io questo lo dovevo per la memoria di mio padre perché questo è un segno di rispetto nei suoi confronti. Voltiamo pagina, la ASL di Teramo apre altri 2 centri vaccinali SPOC a Villa Rosa e a Sant'Omero. Salgono dunque a 7 i centri nel territorio della ASL di Teramo, commenta il direttore generale Maurizio Di Giosia. Stiamo dando attivazione a un piano di questa seconda fase della campagna vaccinale con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei cittadini, evitando loro il più possibile di spostarsi e dunque incentivando così le immunizzazioni. Man mano che si creeranno le condizioni, ha concluso Di Giosia, prevediamo di aumentare il numero di punti vaccinali sempre con accordi con i medici di medicina generale. Scendendo nel dettaglio, lo SPOC vaccinale a Villa Rosa di Martinsicuro sarà aperto nel distretto sanitario in via Mendola. Sarà in funzione il mercoledì, il giovedì, il venerdì con orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 ed è prevista la somministrazione di circa 240-250 vaccini al giorno. Lo SPOC di Sant'Omero sarà invece aperto nella sala polifunzionale, sarà in attività mercoledì con orario dalle 9 alle 13 e giovedì e venerdì per tutta la giornata. L'accesso ai 2 centri è riservato esclusivamente ai cittadini prenotati sul portale Poste. E dopo 2 anni di chiusura, il circolo degli anziani di Teramo è stato rimesso a nuovo e ora ha riaperto i battenti. Vediamo il servizio. Dopo 2 anni finalmente abbiamo riaperto il circolo degli anziani. Sono stato coadiuvato dal mio vicepresidente e da altri soci del circolo che ci hanno aiutato a pitturare, a rimettere a posto le sedie, pulire per terra, eccetera. Prima di tutto giochiamo a carte, facciamo una partitella, in quanto è stato notato che il gioco a coppie delle carte aiuta soprattutto le persone anziane nel tenere esercitata la memoria e di conseguenza essere più attivi nella socialità. Siamo 25-27 persone, però non tutti, oggi ne siamo molto pochi a causa del tempo cattivo. Oggi io sono felicissima perché finalmente dopo 2 anni di pandemia riapriamo il centro per gli anziani, un luogo dove tutti gli anziani di Teramo possono socializzare, possono stare insieme, trascorrere in piena serenità le loro ore della giornata. E questo è un grande segnale che stiamo dando in questa giornata proprio perché riusciamo a ripartire anche con tutti i nostri amici più avanti con l'età. Vediamo questa bellissima sede con tante persone all'interno, naturalmente sempre seguendo le regole del Covid, e quindi che dire, buon rinizio a tutti questi signori.
E ora lo sport con il calcio di Serie C. Per la penultima giornata di andata, domani alle 17.30, il Pescara ospita l'Adriatico, una pistoiese in crisi. Tra i biancazzurri è squalificato Rizzo, non convocati Marilungo e Galano. Auteri recupera Drudi, ma potrebbe confermare in toto l'11 che domenica scorsa ha espugnato Grosseto. Il tecnico biancazzurro presenta l'avversario ed è stato stimolato anche dagli ultimi sviluppi societari con le pronunce del Tribunale dell'Aquila, che ha dichiarato nulli i bilanci della società dal 2015 al 2017. Ascoltiamo il tecnico Auteri. No, ma loro hanno nel loro DNA questa capacità di giocare, di essere propositivi, di proporre gioco, di costruire, di portare pressione. Una squadra che il campo lo tiene bene, poi magari i punti che hanno fatto non corrispondono a quello che in generale sono state le prestazioni, quindi non credo che sia... loro hanno questa caratteristica, quindi mi aspetto una partita così. Drudi rientra dalla squalifica, anche Memusciai, cioè nel senso che sono disponibili, vediamo, alcuni piccoli dubbi, ma è molto probabile che per o se per tutti gli 11, insomma, o se magari tolto qualche elemento si possa riproporre la stessa formazione, anche perché abbiamo fatto una buona gara, continua, e di quello che hanno fatto alcuni giocatori che erano praticamente alle prime partite sono rimasto soddisfatto sul piano della prestazione individuale, che dobbiamo dare continuità. Abbiamo ritrovato alcune certezze che sono legate al modo di stare in campo, ai criteri di gioco, alle geometrie, agli ordini prestabiliti. Partita con la Lucchese c'era molta tensione, perché poi insomma gira e rigira. Quando si parla sempre dell'allenatore è chiaro che i ragazzi questa pressione l'avvertono. Resettiamo quello che abbiamo fatto fino adesso, perché abbiamo tante colpe da farci perdonare, e questa è la molla che ci deve spingere. No, la seconda parte della domanda è mercato. Adesso abbiamo tre partite da qui al 22 dicembre, non lo so, facciamo queste tre partite e soprattutto facciamole bene, che è molto importante. E per il resto ho letto di questa notizia, però sono cose che non conosco profondamente. Ciò che posso dire riguarda il presente è che qui c'è un modello organizzativo importante, questo sicuramente è merito della società, è che qui dal punto di vista del lavoro non ci manca nulla, è che qui io alleno da tanti anni in Serie C, è che qui anche dal punto di vista dei pagamenti c'è una puntualità come quasi mai mi è capitato, e quindi non lo so, le altre cose non le conosco, ma qui si può fare calcio. Il Teramo domani alle 17.30 se la vedrà al Bonolis con l'Ancona Metelica. Tra recuperi e assenze per il tecnico Guidi, il problema principale sarà la scelta del terzino destro, visto che Boà difficilmente sarà della partita. Lombardo è infortunato e Aziosmanovic è squalificato. La soluzione più probabile è sempre quella di dirottare Piacentini sulla fascia con Soprano e uno tra Pinto e Bellucci al centro. A sinistra Andrescia è favorito su Rillo. In mediana da verificare il recupero di Viero, in base alle sue condizioni si deciderà se andrà in campo o se sarà sostituito ancora da Fiorani. Mungo e Arrigoni completeranno il reparto, in avanti va verso la conferma il tridente Malotti, Bernardotto, Rosso. Direzione di gara affidata a Tommaso Zamagni della sezione di Cesena, con cui il Teramo ha un solo precedente vittorioso in Coppa Italia, Gubbio Teramo, che finì 1-2 per il Diavolo nell'agosto del 2019. E tra i protagonisti della vittoria in rimonta sul Siena, il portiere dell'Ancona Metelica Michele Avella parla della partita di domani al Bonolis contro il Teramo. Avella ritroverà contro Federico Guidi, il tecnico del Teramo che lo scorso anno lo ha allenato a Caserta. Perché dopo un periodo così, soltanto una vittoria non può sicuramente significare la svolta di un brutto periodo. Dobbiamo cercare di dare continuità e le prossime volte cercare di non andare sotto, ma cercare di controllare la partita prima, quando possibile, ovviamente, perché ci sono gli avversari che sono di livello, e
quindi sicuramente ci ha dato una grossa carica vincere anche così in casa. È stato importante dare una gioia a questi tifosi che veramente ci hanno sostenuto fino alla fine. Però è una buona spinta che dobbiamo cercare di portare, ecco, dalla nostra parte entusiasmo per cercare di fare ancora meglio le prossime volte. Il Teramo è allenato da mister Federico Guidi, che avevo l'anno scorso a Caserta, quindi poi da quello che ho visto quest'anno è comunque una squadra tosta, una squadra che ti viene a prendere forte, che gioca bene, e quindi è una squadra veramente difficile da incontrare. Poi andiamo in casa loro, quindi sicuramente come tutte le domeniche sarà una battaglia dura. E noi dobbiamo pensare a noi e cercare di fare il nostro meglio, come sempre. In Serie D, trasferte per Chieti contro l'Alto Casertano, Castelnuovo a Tolentino e Vassese a Fiuggi. Impegno casalingo per il Nereto contro un Fano che in panchina non ha più Roberto Cappellacci, sostituito da Raimondo Catalano. Ma la gara di cartello e il derby del Mariani Pavone tra Pineto e Notaresco. Per il tecnico pinetese Pomante c'è la necessità che la squadra torni a tutti i costi ad una vittoria che manca ormai da troppo tempo. La rabbia c'è, mettiamo subito da parte la partita con il Castelfidardo, che è stata, come detto, una beffa. Adesso domenica abbiamo un'altra partita importante contro il Notaresco, è un derby, una partita importante per noi, ma soprattutto per trovare la vittoria a tutti i costi, perché è tanto che il Pineto non vince, sono 5 partite, e i ragazzi ci tengono a fare bene, io ci tengo, ma ci teniamo soprattutto anche per la società, perché ha fatto dei sacrifici enormi, è giusto ripagarli. Sì, può essere, sì, è vero, siamo consapevoli però che affrontiamo una squadra forte, una squadra costruita per vincere, una squadra che il mercato invernale si è rinforzato ulteriormente con gli acquisti di Arra ed Esposito. È una partita difficile, però noi abbiamo la determinazione giusta per affrontare questa gara e speriamo di tornare alla vittoria, come ho detto prima. Cosa conta soprattutto? Conterà la cattiveria, conterà la concentrazione. È normale che noi domenica, mercoledì, abbiamo pareggiato una partita con il Castelfidardo. Secondo me, nel secondo tempo non abbiamo sofferto per niente. Un errore di concentrazione da parte della difensiva ha portato il pareggio loro. Domenica non ce lo possiamo permettere, perché di fronte abbiamo una grande squadra che ha dei giocatori davanti molto forti. Dobbiamo stare concentrati tutti i 90 minuti e dobbiamo avere la cattiveria giusta, perché queste partite si vengono con la cattiveria giusta. Sì, è la gioia più bella che ho visto da allenatore, però ci tengo a rimarcare che Notaresco è stata la mia ultima società dove ho disputato l'annata da calciatore. Mi trovo bene, mi fa piacere ritrovare tanti amici che sono di Notaresco. Io a Notaresco ho vissuto un anno importante e stavamo facendo, penso, un miracolo calcistico, perché venivamo da una striscia importante di vittorie consecutive. Io a Notaresco mi sono trovato benissimo, è normale che poi quando ti incontri d'avversario uno pensa sempre alla propria squadra e è normale, l'obiettivo mio è quello di batterlo. Non ci sono aggiornamenti, era l'ultima notizia. I servizi che avete visto sono a disposizione sul canale YouTube di TV6 e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.